Giornata della memoria che torna e che porta con sé tanti appuntamenti di cui ci fa davvero molto piacere parlare, iniziative che coinvolgono anche sovente in prima battuta le nostre chiese, le nostre realtà evangeliche, protestanti. Ebbene, torniamo con un progetto di cui in effetti avevamo già iniziato a parlare qualche tempo fa e con la persona che diciamo lo porta avanti, lo coordina, ovvero Maria Teresa Pizzulli, che è con noi in collegamento video. Buongiorno Maria Teresa, bentornata, musicista e insomma grande appassionata di musica e di canti, di tradizioni ebraiche, nonché ministro musicale all'interno della Chiesa Battista. Insomma, quanti cappelli, Maria Teresa, che hai? Tante cose hai detto, tante cose. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche ringrazio a te per quest'altra diretta. Sì, facciamo un programma sulla memoria viva, perché bisogna tenere viva, accesa la memoria per le nuove generazioni. È vero, è vero. Voi proponete, e dico voi perché coinvolge anche tua sorella questo progetto, il progetto Giornata della Memoria, musiche e canti ebraici per non dimenticare, il duo Pizzulli, appunto Maria Teresa e Carmela, siete in due a proporre questa iniziativa. Ricordaci di che cosa si tratta, che cos'è? Allora, quest'anno c'è una novità, perché questo concerto che terremo a Luserna nella Chiesa Valdese, e poi faremo anche una replica il 4 febbraio nel Tempio Battista, nella Chiesa Battista via Passalacqua, contempla quindi la giornata della memoria sotto forma di racconto ma anche di musiche ebraiche, però rientra in un progetto che con la nostra associazione Officine d'Arte abbiamo proposto all'8 per mille, Music in International Days, quindi musica nelle giornate internazionali. Noi tratteremo le giornate internazionali come la giornata della memoria, giornata della donna, festa della musica, giornata dell'infanzia, giornata contro la violenza sulle donne. E questo è, diciamo, l'inizio con la giornata della memoria. Quindi avete individuato alcuni momenti particolari dell'anno, appunto queste giornate internazionali, e le avete declinate sotto forma musicale, sotto forma artistica, giusto? Sì, perché si prestano bene per appunto rivolgersi alla cittadinanza e fare un po' di riflessioni riguardo alle tematiche appunto dei femminicidi, dei totalitarismi per quanto riguarda la giornata della memoria, e questo lo facciamo sempre raccontando le storie attraverso la musica e raccontando a volte anche spartiti nuovi, raccontando quindi note nuove e storie nuove di compositori o compositrici che non sono tanto conosciuti o conosciute, che però si occupano di tematiche appunto sociali come queste. Quindi vuole essere sempre un arricchimento culturale, ma anche un momento di riflessione su questi momenti bui che viviamo. E per esempio io eseguirò un brano bellissimo che sto studiando in questa settimana di una mia collega compositrice, Daniela Manusardi, ma anche pianista, docente al Conservatorio di Como, che appunto parla delle luci. È stato scritto per la festa delle luci, la Nukkà, ed è un brano particolarmente suggestivo che suonerò per la prima volta e spero di poter accendere una lampada in questo buio certamente che stiamo vivendo. Sarà con queste note. È importante, pur nella, certo, nella disperazione che questi canti e che questa memoria porta con sé, perché è una memoria di situazioni davvero disperate, però è importante raccontare anche gli esempi di luce
che ci sono stati, quindi questo è certamente un punto di vista, una lettura propositiva, ecco, importante. Senti, ma sulla locandina che avete realizzato per questa iniziativa Giornata della Memoria c'è anche una farfalla che so che ha un significato particolare, giusto Maria Teresa? Sì, ecco, io metto insieme delle anime, cerco di fare delle cose insieme anche ad altre associazioni che magari si occupano di tematiche che mi stanno a cuore, e ho citato e citerò, tra l'altro adesso parlo anche dell'evento che è arrivato questa settimana, diciamo all'ultimo momento, ma che farò per le scuole di Susa, le scuole medie, e grazie anche al comune che vuole questa giornata per le scolaresche, per le terze medie. Citerò e racconterò questa storia di Liliana Segre, quando lei nel 2020 davanti al Parlamento europeo disse: io ricordo quella bambina di Terezin che prima di essere uccisa ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati. Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati. E con questa bellissima immagine io ho chiesto ad una mia amica, che è la sorella di una ragazza deceduta per cancro, ma deceduta perché le sono state negate le cure mediche in un centro olistico, e ho avvertito la prigionia dell'anima di questa donna e ho colto questo disegno, questa farfalla che anche lei aveva disegnata prima che morisse, e l'ho voluta inserire in questa locandina. Certo. È un'immagine davvero di libertà che regaliamo a tutti. Ecco, a proposito di andare oltre i campi di concentramento, certo, che possono essere tanti, cioè si può essere prigionieri di tante cose, sì, vero, no? Di un'ideologia, di un credo religioso fanatico. Si può essere prigionieri in tanti modi, e quindi l'idea con la musica e col racconto di poter riflettere e rompere le catene. Ecco, citavi prima un incontro che farai e che si è aggiunto, diciamo, un po' così a sorpresa in questa settimana, in cui appunto già avevi, sì, programmato delle iniziative, una a Luserna, sì, l'altra a Torino. Però ecco, in questo caso un incontro con ragazzi giovani, ragazzi e ragazze delle scuole medie. Quanto è importante secondo te e come ti approccia a questa testimonianza anche verso le nuovissime generazioni? È importante dire loro che certe cose sono accadute, stanno accadendo oggi, sotto tante forme, e le guerre che sono in atto sappiamo benissimo che stanno riproponendo massacri, uccisioni di bambini e insomma tutto quanto, lo sappiamo bene perché lo vediamo in TV. Per i ragazzi scelgo un repertorio che possa con mia sorella colpire la loro attenzione, per esempio scegliamo un canto scritto da Haim, un ragazzo che era stato rinchiuso nel campo di sterminio di Pskov, e anche lui prima di essere ucciso aveva lanciato una lettera che era stata scritta in Yiddish, è stata ritrovata. E questo canto bellissimo con una frase tratta dal Talmud: se il cielo fosse bianco di carta. E Carmela canterà appunto queste parole affinché i ragazzi possano veramente apprendere questa lezione della storia, no? Di un ragazzo come loro, della loro stessa età, che è stato messo in prigione perché è ebreo, quindi perché è di una fede diversa. Ed è un canto anche molto commovente. Quindi, e poi chiaramente alterniamo con pagine Yiddish, pagine Klezmer, e raccontiamo anche la storia della compositrice Ilse Weber, e proponiamo la sua Ninna Nanna, bellissima, che è diventata poi la Ninna Nanna dei bambini che entravano a fare le docce nelle camere a gas.
Tutto questo per la giornata della memoria, quindi del 26 gennaio per la scuola media di Susa, 27 gennaio a Luserna San Giovanni, dove proporrò appunto il brano di Daniela Manusardi per la festa dell'Anoha, e lo proporrò per la prima volta, e quindi tutto il repertorio sarà di compositori e compositrici ebraici. E poi il 4 febbraio a Torino, alla Chiesa Battista di Via Passalacqua, in questo caso però il pomeriggio, il 4 febbraio, quindi l'appuntamento pomeridiano. Che dire, buon lavoro a te, a Maria Teresa, a tua sorella Carmela, per quanto riguarda le vostre attività, le attività del Duo Pizzulli che conosciamo molto molto bene, giornata della memoria, musiche e canti del ebraici per non dimenticare. Grazie ancora per essere stata con noi. Sì, ti ringrazio tantissimo. Seguiteci, ascoltateci, sicuramente passeremo un'ora, diciamo, in preghiera anche per far sì che queste guerre magari possano cessare. Questo è il messaggio più forte che vorrei che arrivasse, cioè no alle guerre, no ai massacri. Grazie Daniela. Grazie a te, condividiamo ovviamente questo appello che lanci, e ricordo quindi l'appuntamento più vicino a noi in ordine anche temporale, questo sabato 27 gennaio, Tempio Valdese di Luserna San Giovanni, ore 21, con questa serata di musiche e canti ebraici, giornata della memoria. Grazie ancora Maria Teresa, buon lavoro e alla prossima occasione. Ciao. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grazie.